Che l'ho voluto ribattezzare Mamma Mia Cups and Ball, perché? Perché si possono fare con tantissimi oggetti, normalmente con delle palline, ma per questo gioco utilizzeremo questi pupazzetti. Per chi se li ricorda, sono pupazzetti che si trovavano nelle uova Kinder o in altri prodotti esistenti, Vito. Questo gioco neanche tu lo conosci, perché è un gioco antico. Non perché non sei antico anche tu come me, ma perché è un gioco dimenticato e l'ho voluto riproporre. Normalmente veniva eseguito con le tazze di caffè o con dei bicchieri anche di carta o con qualunque altro oggetto possibile. Invece lo voglio utilizzare con questi tre bicchierini e questi tre pupazzetti. Adesso Vito devi fare ciò che io ti dico e ti dirò di eseguire. Ok. Ok? Io mi giro di spalle e fai esattamente quello che io ti dico. Ok? Va bene. Pensa mentalmente a uno dei tre pupazzetti. Ok. Fatto? Sì. Adesso devi invertire i due che non hai pensato. Fatto. Fatto? Adesso con i tre bicchieri devi coprire i tre pupazzetti. Pronto? Fatto. Benissimo. Adesso per complicare anche un po' le cose è giusto che tu gli dia una leggera mescolatina ai bicchieri. Va bene. Fatto. Fatto? Sì. Adesso puoi scoperchiare il tutto. Adesso toccherà a me indovinare qual è stata la sua libera scelta. La tua libera scelta è caduta sul classico, sul cilindro, ed è caduta esattamente sul pupazzetto blu. Esatto, ho scelto il cilindro appunto perché si avvicina un po' al modo magico. Benissimo. E quindi avete visto che di spalle, esattamente senza nessuna possibilità di poter vedere qualcosa, abbiamo indovinato il pupazzetto. Adesso scegli uno dei tre pupazzetti col quale giocare. Scelgo questo qui. Benissimo, questo li possiamo escludere? Sì. Benissimo. Adesso cosa devi fare? Devi sempre seguire quello che io ti dico, ok? Ok. Il pupazzetto mettilo sotto uno dei tre bussolotti. Fatto? Fatto. Devi invertire i bussolotti vuoti fra di loro. Fatto. Fatto? Sì. Posso girarli? Sì. Allora questa volta non ti chiederò di spostarli, per il semplice fatto che possono portare il pupazzetto portare con sui bussolotti e creare chiaramente un rumore che io posso percepire. Non lo faccio perché se utilizziamo delle palline di spugna questo è possibile anche farlo. Adesso io cercherò di indovinare qual è stata la tua libera scelta e mai è difficile indovinare, ma è sufficiente sollevare un bicchiere e indovinare dove si trova il tuo pupazzetto, che è esattamente qui. In effetti la posizione era lì. Bravo. Bene, e ora passeremo anche alla spiegazione del nostro effetto di magia. Mamma Mia Cups and Ball.